iniziata inusualmente ad agosto l'estate musicale frentana. La pandemia da coronavirus ha costretto ad annullamenti e rinvii gli eventi culturali e la stagione promossa dagli amici della musica Fedele Fenaroli di Lanciano non ha fatto eccezione. È stata invece straordinaria la serata inaugurale con l'esibizione dei solisti del Teatro dell'Opera di Roma nel chiosco del Parco delle Arti Musicali. 130 posti tutti occupati dalla città e dintorni, a testimoniare la rinnovata voglia di partecipare all'evento musicale per eccellenza di Lanciano. Il Roma Opera Ensemble, composto da 5 archi e 5 fiati, ha eseguito alcune tra le più belle arie di Verdi, Bellini, Rossini e Puccini. Un concerto in memoria del pianista Ezio Bosso perché, ha spiegato il direttore artistico Andrea Tenaglia, l'amico Bosso avrebbe dovuto aprire la stagione dirigendo il concerto inaugurale in programma per lo scorso 27 giugno. La stagione EMF proseguirà con 15 appuntamenti che si svolgeranno tra la Casa di Conversazione e il Teatro Fenaroli dal 20 settembre al 2 gennaio con una serie di concerti collegati a seminari e workshop. La stagione insolita, segnata dalla pandemia, si concluderà come consuetudine con il concerto gospel del 26 dicembre ed il concerto dell'Orchestra Sinfonica il 2 gennaio 2021. Concerto questo che aprirà l'anno delle 50 candeline per i corsi musicali estivi.